Buonasera, buonasera a tutti. Questa sera avremo la possibilità con Lorenzo Bassani, neuropsichiatra infantile, responsabile dell'unità operativa sull'adolescenza dell'ospedale di Bressanone. Dico bene, Lorenzo? Di Merano. Di Merano, ok, perfetto, non riesco a localizzarti perché ti penso sempre a Bologna, invece sei fuori invece dalla nostra città. Abbiamo già avuto alcuni appuntamenti con il dottor Bassani, sono sempre stati molto utili per aiutarci a guardare in faccia delle realtà che normalmente sia come genitore che come insegnante ci sfuggono, non riusciamo a capire. Questa sera affrontiamo un tema che per molti genitori, molti docenti è critico, quello della dipendenza dai videogiochi o in generale dai social. Noi sappiamo bene che spesso i nostri figli, i nostri ragazzi o i nostri bambini sono nervosi, magari ansiosi, pieni di angosce, di inquietudine, e spesso questi sintomi sono legati a una dipendenza da giochi o da una realtà che a noi sembra molto lontana. Allora, chi progetta questi giochi ha tutto l'interesse a tenere attaccati i bambini e i ragazzi che si collegano. A volte i genitori non sanno veramente che cosa fare ed è difficile anche capire il limite tra una cattiva abitudine e anche una patologia. E quindi io ti chiederei da subito di fare un'introduzione per aiutarci ad inquadrare la questione, e che non si può risolvere semplicemente dicendo dei no, immagino. No. In cui però dei no potrebbero essere utili, magari detti in certi momenti della vita, non in altri. Sì, sicuramente. Ecco. Quindi, proveremo anche a vedere. Perfetto, quindi tu introduci la questione. Poi, come sempre, ci sarà la possibilità di fare domande, e le domande potranno essere fatte sulla chat oppure anche prendendo la parola, alzando la mano. Io cercherò di aiutarti nella gestione delle domande, immagino che ne arriveranno diverse, però intanto introduci tu la questione come sai fare. Va bene, grazie, ci provo. Allora, intanto anticipo dicendo che per me questo è un tema entusiasmante. È un tema entusiasmante perché ci troviamo nel bel mezzo di una rivoluzione digitale che è inevitabile. E non c'è la possibilità di dire si stava meglio quando si stava peggio, non ci sono più le mezze stagioni, il passato è passato. Siamo nel mezzo di una rivoluzione digitale, gli adulti e i ragazzi la stanno affrontando in parallelo, contemporaneamente. L'esplosione di questa rivoluzione è iniziata più o meno 15 anni fa, quindi è recentissima, e quindi nessuno ha la chiave definitiva. Cominciano a emergere tutta una serie di dati, e in parte di questi dati vi parlerò, però non è qualcosa da cui in un certo senso possiamo sottrarci dicendo non mi interessa o non mi riguarda, perché riguarda tutti. E ognuno di noi dà il proprio contributo rispetto alla sua propria vita, alla vita dei suoi figli o dei suoi studenti, dei suoi ragazzi, e lo deve dare perché è qualcosa di completamente nuovo, non è qualcosa che ha 200 anni di storia o 100 anni di storia, è qualcosa che ha 15 anni di vita, quindi brevissimo. Allora, partirei rapidamente con due brevissime vignette cliniche di miei ragazzi in ambulatorio. Io faccio ambulatorio adolescenti, e una delle domande che faccio solitamente sempre è quella:
Ma quanto tempo usi tu il cellulare, lo smartphone o così via? E normalmente poi andiamo a vedere se, diciamo, nella relazione è una cosa che si può fare, quella di dire, dai, guardiamo insieme, perché di solito il telefono ha delle applicazioni o comunque ti segnala quanto tempo lo usi. Allora c'era questa ragazza che ha 16 anni e che veniva per tutta una serie di problematiche diverse, tra cui anche quelle che citava l'Elena, il nervosismo, l'ansia, l'inquietudine. E quindi guardiamo insieme e lei mi dice, ma ci sto più o meno tra le 3 e le 4 ore. E abbiamo guardato la media delle ultime 2 settimane, la media era 12 ore, di cui 10 ore di TikTok quotidiane. E questo mi ha stupito perché questo è un dato, per esempio, che si riscontra costantemente nella letteratura, e cioè noi facciamo fatica a valutare il nostro tempo schermo. Tendenzialmente lo valutiamo sempre come molto inferiore rispetto a quello reale. Un altro esempio è quello di un ragazzo chiuso in casa che ha abbandonato la scuola completamente e sostanzialmente trascorre la giornata giocando ai videogiochi, anche aiutando un po' in casa e così via. E questo quadro è un quadro, devo dire, abbastanza tipico. E perché è importante? Perché ci permette di iniziare a dire, allora abbiamo detto, valutare il tempo sullo schermo non è facile e per un neuropsichiatra comincia a essere difficile anche demarcare che cosa è patologia. Nel senso, questo ragazzo ha sicuramente alcuni tratti di quella che dopo definiremo meglio è dipendenza da videogioco, ma allo stesso tempo ha tutta un'altra serie di quadri clinici legati alla fobia scolare, all'ansia sociale, legati a dei sottostanti temi di depressione. Per cui demarcare esattamente diciamo, la dipendenza patologica da queste strumentazioni, che siano i social, che siano gli smartphone, che siano i videogiochi, è difficile perché vedremo come rientrano in quelle che sono definite delle dipendenze comportamentali, che è come se si sommassero ai quadri psicopatologici, ai quadri clinici. Per cui non è una domanda immediatamente facile capire che cosa è abitudine e cosa è patologia. Allora, abbiamo detto, siamo nel mezzo di una rivoluzione digitale inevitabile, è una realtà nuova e complessa, per cui dobbiamo cominciare ad avere alcuni criteri con cui guardarla. Allora, innanzitutto dobbiamo considerare che è una realtà ambivalente, che mischia positivo e negativo, ha delle potenzialità incredibili. Io penso, quando ho acquistato il mio primo iPhone, credo fosse il 2008 o il 2009, e improvvisamente i 3 strumenti che io usavo separatamente, cioè il telefono per mandare messaggi e telefonare, l'iPod per ascoltare la musica e il mio laptop per guardare le mail, improvvisamente nei miei viaggi in treno erano tutti riuniti nella mia tasca. Questa è una potenza incredibile. Allo stesso tempo hanno dei contenuti di ambivalenza. Hanno dei contenuti di ambivalenza perché la tecnologia, vedremo, non è neutrale. Dietro questi schermi, dietro questi videogiochi, per quanto il marketing ci lanci delle immagini di stupenda natura, di persone che vivono felici, luoghi meravigliosi, normalmente dietro quello schermo ci sono persone molto brave il cui compito è indebolire il nostro autocontrollo. Questa è una cosa di cui noi dobbiamo essere coscienti. I produttori di tecnologia, i produttori di software, i produttori di app non sono tendenzialmente dei mecenati dell'umanità. E questa cosa ci se ne accorge, per esempio, se voi andate a rivedere un'intervista che fece, non mi ricordo se il 2010 o il 2011, Steve Jobs, e questo giornalista gli fece questa domanda molto sottile verso la fine dell'intervista, dicendo, era stato lanciato l'anno prima, mi pare, l'iPad. Mi dice, ma i tuoi figli amano l'iPad? E Jobs risponde, i miei figli non lo usano, non glielo lasciamo. E il giornalista ci rimase ovviamente male, però è una cosa, per esempio, che in Silicon Valley, nelle scuole elementari della Silicon Valley, è una cosa nota. Chi lavora all'interno delle grandi aziende della Silicon Valley tendenzialmente non permette, nei primi anni di vita, fino alla quarta, quinta elementare, non permette l'uso di strumentazione tecnologica, se non nell'approccio
dello smontare e capire come è costruita e come funziona. Quindi questo ci deve far alzare le orecchie, ci deve far drizzare le orecchie, perché non possiamo essere ingenui e guardare tutto il nuovo come buono per forza o come cattivo per forza. È una realtà ambivalente e quindi è una realtà che dobbiamo andare a comprendere. Allora, l'altro dato fondamentale, sempre tornando alle due immagini, diciamo, cliniche che vi ho dato all'inizio, è il fatto che questi oggetti sono ingegnerizzati per catturare, sono costruiti per attrarci e tenerci lì. Sono ubiquitari nei termini di tempo e luogo e soprattutto sono costruiti in modo da sfruttare la psicologia umana. Io che lavoro in ambito neuropsichiatrico lo posso vedere con grande facilità, proverò a spiegarvelo. E quindi sfruttando la psicologia umana sono in grado di portare a queste cosiddette dipendenze comportamentali, dipendenze del comportamento, che hanno poi delle conseguenze dirette sulle nostre capacità di relazione, di vita sociale e quindi di salute psichica. Di nuovo torniamo a un concetto complesso, quello di patologia, quello di salute psichica versus patologia psichica, che è difficilmente definibile perché sostanzialmente rappresenta buona parte del nostro funzionamento. È chiaro, se io mi rompo una gamba, il mio funzionamento sociale, il mio funzionamento fisico subisce un rallentamento. La salute psichica per tanti versi è simile e quindi quando noi vogliamo cominciare a distinguere abitudine da patologia, dovremmo cominciare anche a guardare gli ambiti di vita che in un certo senso cominciare a guardare gli ambiti di vita un po' compartimentati. Cioè uno dovrà cominciare a vedere, ma a livello sociale, di relazione, come impatta questo nuovo oggetto o questa abitudine? A livello di abitudini normali di vita, mangiare, bere, dormire, come impatta? A livello di sofferenza interna, di ansia, di inquietudine, per cui di stato interno e così via. Per cui vedremo come queste conseguenze, cioè il nostro stato psichico sia stato investito dall'onda di questi ultimi 15 anni. In che modo sfruttano la nostra psicobiologia? In un modo, devo dire, geniale. Nel senso, io devo dire li ammiro, perché io sono appassionato di psicologia, di psichiatria, e ovviamente studiando come i produttori di tecnologie e di software sfruttano i nostri meccanismi che si sono sviluppati centinaia di migliaia di anni fa, e quindi non possiamo modificare. E vederli come sfruttano sì, forse è una genialità cattiva, ma rimane una genialità. Faccio alcuni esempi. Nel 1971 uno psicologo, Zeiler, stava lavorando con tre piccioni, cercando di capire come funziona il fenomeno psicologico della ricompensa. E quindi lui sostanzialmente aveva messo un bottone su cui il piccione imparava che se pigiava dava del cibo. E quindi lui parte dall'ipotesi iniziale dicendo: se tutte le volte che lui pigia riceve la ricompensa, lui premerà più volte. E invece non andò così. Lui si accorse praticamente che i piccioni che schiacciavano di più erano quelli che ricevevano il premio tra il 50 e il 70% delle volte. Allora, è un meccanismo di rinforzo intermittente positivo ed è un meccanismo estremamente potente come a livello di motivazione per la psicologia. Allora, da questo punto di vista, quando per esempio introdussero il tasto like, il tasto mi piace sui social, venne inteso inizialmente per riassumere il fatto che sotto i nostri post, sotto le fotografie, moltissimi scrivevano bello, bellissimo, fantastico, grande. Allora gli ingegneri videro che si ripetevano le stesse cose e dissero: ma perché non mettiamo un bottone con scritto mi piace, così la gente non deve usare la chat per scrivere bello, bellissimo, mi piace, ma può usarla per altri motivi. Introdussero questo e videro che l'utilizzo si impennava mostruosamente. Allora, da questo punto di vista,
perché aveva fuso il rinforzo intermittente con il nostro desiderio di socialità, due fenomeni psicologici antichissimi. E quindi i piccioni di Zeiler sono un esempio. Negli anni 90 un altro psicologo, Underhill, sostanzialmente gli viene chiesto di capire perché alcune persone uscivano dai centri commerciali e altre no. Allora lui si prese migliaia di ore di video, cominciò a guardare e notò questa cosa, che le persone che uscivano erano quelle che venivano sfiorate da altre persone. Cioè, mentre io mi aggiro per gli scaffali, se per caso vengo sfiorato, tendenzialmente, statisticamente, esco molto di più dal negozio molto prima rispetto alle altre persone. È il motivo per cui tendenzialmente adesso hanno allargato tutti i supermercati, in modo che non ci sia, che cosa non ci sia? Non ci sia una regola di arresto. Underhill aveva scoperto le regole di arresto a livello psicologico. Per cui se io elimino la frizione, se io elimino le regole di arresto, e da questo punto di vista tu rimani di più dentro il supermercato a girare. Nel 2012 Netflix sfruttò questo fatto, modificando il fatto che tu fino al 2012 dovevi scegliere di guardare il video successivo, cioè finiva la puntata e tu dicevi: vuoi guardare la puntata dopo? E tu premi e vedevi la puntata dopo. Invece cosa fece? Introdusse quel bottone automatico, no? Quello che manda avanti, e se tu non scegli di non guardare, allora procede. Ha ridotto una forma di regola di arresto, di nuovo sfruttando le regole di arresto, tipo Underhill, più un'altra caratteristica che si scoprì sulla donazione degli organi, quando i governi si chiesero come mai in Austria c'era la donazione degli organi al 100% e in Svezia, mi pare fosse Norvegia, non ricordo, il 20%. La differenza, i moduli erano uguali, l'unica differenza era che in Austria tu dovevi fare la crocetta per non donare gli organi e invece nei paesi del nord dovevi fare la crocetta se volevi donare. Allora, quando il cervello si trova a dover prendere una decisione difficile, tendenzialmente non la prende. E quindi quando io devo scegliere di non guardare, e quindi premere per non guardare, devo prendere quella decisione, mi hanno tolto una regola di arresto e in questo senso hanno in parte sbriciolato la nostra possibilità di resistere. Vedremo come le dipendenze comportamentali non siano legate al fatto che esistono persone forti, con grande forza di volontà, e persone moralmente discutibili con poca forza di volontà. Non è un tema di forza di volontà. Principalmente le dipendenze comportamentali sono un tema di ambiente, come molte anche in realtà dipendenze anche da sostanze. Quando i soldati del Vietnam rientrarono in America, la percentuale di eroinomani era elevatissima, tanto che il governo americano fu costretto a pensare a una serie di progetti di aiuto, perché parliamo di una quantità di tossicodipendenti da eroina che arrivava in alcuni punti a superare il 30% dei soldati. Rientrati, l'1% manteneva la dipendenza. Cioè, rientrati in un ambiente che non stimolava la dipendenza, dove non c'era la noia, dove non c'era la possibilità di trovare subito la sostanza e così via, e la dipendenza di fatto crollò. Terza immagine e ultima su esempi di come viene sfruttata la nostra psicologia. Questa è del 1929, la psicologa è una lituana, Zeigarnik, che è la madre del fenomeno di Zeigarnik. Sostanzialmente in un caffè a Vienna vide un cameriere incredibile che prendeva 4, 5, 6, 7 comande e poi andava dietro in cucina, le riferiva tutte senza sbagliare niente. E quindi lei, incuriosita, cominciò a sperimentare su questo effetto, su questa capacità, notando cosa? Che il cameriere, finito di riportare le 7 comande con 5 piatti diversi, rimuoveva completamente, non ricordava più niente di quello che aveva fatto di quelle comande.
Allora lei si chiese come mai alcune cose rimangono nel nostro cervello di più di altre. E sostanzialmente scoprì che gli open loop, le esperienze incomplete, occupano molto di più la nostra mente di quelle portate a termine. Allora, questa cosa, per esempio, nelle serie TV viene utilizzata costantemente, si chiama fenomeno del cliffhanger, per cui tu rimani appeso, per cui se voi ci guardate a 5-7 minuti dalla fine del telefilm, della serie, succede qualcosa che si risolverà nei primi 5 minuti della puntata successiva. E quindi, se tu arrivi al cliffhanger, il tuo cervello dice no, non mi puoi lasciare così appeso, questa la dobbiamo chiudere. E quindi diventa una scelta difficile. Il bottone, non devi fare più niente, ti hanno tolto una regola di arresto e quindi tu vai avanti e procedi. Sono tutta una serie di veri e propri trucchi che però investono la nostra psicobiologia, che è antichissima e che non muterà nei prossimi 5, 10, 15 anni, perché è lì da centinaia e centinaia di migliaia di anni, e quindi sono facile preda di chi le sa ingegnerizzare meglio. Ora cosa accade? Passiamo per esempio al fenomeno dei videogiochi e ci chiediamo, tutta questa componente che abbiamo detto, social, entertainment, smartphone, sono in grado di generare una vera e propria dipendenza? Allora, sì, lo sono. E bisogna però che definiamo bene cosa intendiamo per dipendenza comportamentale. Il gaming disorder, che era citato nel titolo, per esempio, rientra nelle dipendenze comportamentali che iniziano a apparire, guarda caso, adesso. L'ultima revisione dei manuali diagnostici di noi psichiatri è del 2013 e ovviamente il gaming disorder non entra ufficialmente. Adesso di fatto sì. Allora, quali sono le caratteristiche delle dipendenze comportamentali? Allora, le caratteristiche principali che di solito sono di moderata gravità. La stragrande maggioranza, cioè il mio paziente chiuso in casa, non è lo standard. Non è lo standard in che senso? Che molte persone riescono a funzionare bene anche con una dipendenza comportamentale moderata. E sono dipendenze che si nascondono molto bene. Se avete una dipendenza da eroina, è più difficile nasconderla, per questioni sia di carattere finanziario, fisico e così via. Ma se avete una dipendenza, poniamo, da videogioco, può essere da un Candy Crush sul vostro cellulare, quello può essere molto più facile da nascondere. O se avete una dipendenza da Twitter o da l'entertainment dell'informazione, quello è molto più socialmente accettato. Perché adesso sostanzialmente se voi rimanete sul cellulare e il cellulare vi entra nella vostra linea di azione 2-3 volte al minuto, non siete così tanto diversi dalla maggior parte del resto della gente, per cui si nascondono meglio. L'altra cosa, l'altro aspetto, è che perché allora diciamo che è una dipendenza? Perché uno dice, vabbè, ma allora tutto è dipendenza, anche la tua passione, il tuo hobby, se ci dedichi molto tempo, allora lo chiamiamo dipendenza. Che caratteristiche deve avere qualcosa per essere definito dipendenza? Il concetto di base è che la ricompensa che io ricevo, prima o poi, deve essere superata da conseguenze nocive. Cioè, io quando gioco ricevo di fatto una ricompensa, sono contento, sono coinvolto. E i nostri ragazzi quando giocano fanno un'esperienza estremamente coinvolgente. Perché? Perché i giochi vengono progettati secondo le tre caratteristiche che scatenano la dipendenza comportamentale. Il videogioco è immersivo, cioè molto bello e molto simile alla realtà. Avanza per gradi e tu con la tua azione puoi guadagnare forza, guadagnare esperienza, guadagnare livello. E terzo, ed è il fattore che più dà dipendenza sui videogiochi, è il fattore sociale. Cioè il fatto che sto giocando con altri, magari in collegamento, chiacchierando, parlando,
perché lo stimolo sociale per l'essere umano è uno stimolo primario, fondamentale. Per cui quando queste tre caratteristiche sono insieme, la ricompensa è estremamente forte. Il cervello interpreta la ricompensa con un sistema che si chiama dopaminergico, cioè quando viene liberato un neurotrasmettitore che si chiama dopamina, viene liberato su tantissimi aspetti, viene liberato quando giochiamo, viene liberato quando giochiamo d'azzardo, viene liberato quando ci avviciniamo a un obiettivo. Ho fame, vedo la mela ed è a 5 metri da me e dico ho fame, voglio la mela, adesso mi avvicino. La mela diventa più grande nel mio occhio, il cervello registra questo ingrandimento e dice sì, stiamo andando nella direzione giusta, scarica di dopamina, molto piacevole, molto stimolante ed è molto facile che dia addiction, che dia dipendenza. Le aree cerebrali che vengono attivate nelle dipendenze da sostanze e nelle dipendenze da gaming, poniamo, sono sostanzialmente le stesse. I sintomi d'astinenza no. I sintomi d'astinenza non sono nel gaming, poniamo, nella behavioral addiction, nella dipendenza comportamentale, non sono sintomi fisici intesi come astinenza vera e propria, ma sono proprio quelle sensazioni di nervosismo, di ansia, di inquietudine, di averne necessità e di sentirsi rilassati mentre lo si fa, ma più che rilassati ci si sente di solito obnubilati, ci si sente numb, ci si sente spenti, ci si sente un po' rinstupiditi, però le aree sono lo stesso. Quanto sono comuni queste dipendenze comportamentali sia nei ragazzi che negli adulti, perché dobbiamo cominciare a fare il passo di accorgerci delle nostre dipendenze comportamentali? Allora, se prendiamo tutta la popolazione, negli ultimi 12 mesi 4 persone su 10 sono rientrate nelle caratteristiche di una dipendenza comportamentale. È un numero enorme, ma è un numero, devo dire, realistico, perché se io penso adesso vi faccio un esempio personale, io per esempio non posso tenere nessun gioco sul telefono, non tengo nessuna console a casa, non ho nessun gioco sul PC, perché io non riesco a contenermi. Non riesco a contenermi, non riuscivo quando avevo 12 anni, quando avevamo il primo computer a casa dei miei genitori, non riuscivo quando ero sposato, non riuscivo quando era nata la mia prima figlia e mi avevano regalato la Wii, non riesco neanche con un gioco in stile Candy Crush con l'ambientazione di Harry Potter, che a me piace moltissimo e che avevo scaricato l'anno scorso e che ho prontamente cancellato dopo essermi accorto di quante ore avevo trascorso nel giro di 4 giorni. Parliamo di non di 2 ore, parliamo di molte ore. Allora, da questo punto di vista, vedete, negli ultimi 12 mesi anche il dottor Bassani rientra per un certo periodo dentro una definizione di dipendenza comportamentale. Lascio un attimo i videogiochi e mi sposto in generale sulla questione dell'uso degli schermi, che è l'altro grande fattore in grado di dare dipendenza comportamentale senza che noi ce ne accorgiamo. Allora, nel 2008, e poi vado verso la chiusura, nel 2008 passavamo in media 18 minuti al giorno al telefono, a sentirlo qua, a sorridere quasi. Nel 2015 siamo passati a 2 ore e 48 minuti. E dopodiché siamo andati soltanto in crescita, nel senso che sia adulti che adolescenti ad oggi in media trascorrono tra le 6 e le 9 ore di fronte allo smartphone, mediamente. Vuol dire sostanzialmente che è sostanzialmente quasi continuo, se pensiamo anche al fatto che a questo punto dovremmo chiederci: ma noi cosa facciamo di fronte allo schermo? Perché, ritorno a quel tema dell'ambivalenza iniziale, no? Io col telefono posso accordarmi con un mio amico per andare a mangiare fuori, posso controllare le ultime notizie, posso giocare a Candy Crush, posso guardare 200 video su YouTube o fare un binge watching di Netflix, e posso, come la mia paziente, ammazzarmi il cervello di 10 ore di TikTok. Cioè, il tempo schermo non è più un criterio adeguato, abbastanza definito
da poterlo utilizzare. Ma questo è un problema, perché occupa in modo ubiquitario, gli schermi occupano in modo ubiquitario il nostro tempo. Questa è una cosa che dobbiamo iniziare a riconoscere. E l'onda d'impatto, lo tsunami che colpisce le nostre vite, rischia di devastarci, a noi come adulti. Ma i ragazzi che hanno meno struttura rispetto a noi possono esserne travolti in modo più importante. Io però continuo a preferire, quando faccio questi discorsi così apocalittici, a riferirmi costantemente all'idea dell'adulto. Anche le nostre modalità di lavoro rappresentano spesso delle dipendenze comportamentali. Allora, considerate che il 7% delle mail lavorative, 7%, vengono lette entro 6 secondi dal momento in cui entrano nella casella di posta. Il 7% in 6 secondi. Ci possiamo immaginare quindi la restante parte. Oppure il fatto che circa l'80% della popolazione dorme con il cellulare, tra il 70 e l'80% della popolazione. E sostanzialmente, qual è la cosa interessante? La cosa interessante è che, e gli psicologi l'hanno cominciato a fare, è quello di fermare le persone nel momento in cui stanno usando gli schermi per chiedergli come stanno. E le persone lo riconoscono che stanno male, che non li aiuta, ma che non riescono nemmeno a smettere. E su questo, da questo punto di vista, dobbiamo considerare che l'impatto sulla vita sociale, sulle capacità emotive di riconoscere le emozioni degli altri, di sviluppare dei rapporti sociali di valore, tutte queste cose rientrano direttamente per colpa della dipendenza? No, non soltanto per questo, ma immaginiamo di dormire 8 ore, come abbiamo imparato che dovremmo fare, e di lavorarne, poniamo altre 8, o di andare a scuola, 6, 8, quante ore libere rimangono? Se guardiamo la media, tutte le altre ore sono occupate dagli schermi. Allora, anche solo questo, anche solo il fatto che non esiste più una distinzione tra lavoro, tempo libero, studio, questo ha un impatto fortissimo. E questo a livello dei nostri adolescenti si comincia a vedere in modo chiaro. Dal 2015 ad oggi l'accesso ai pronto soccorso per patologia neuropsichiatrica è raddoppiato nel giro di 7 anni. Nell'ultima meta-analisi, che è lo strumento più potente che noi abbiamo per mettere insieme diversi studi scientifici, sono riuscito a mettere insieme circa 80.000 pazienti adolescenti per trovare che post-pandemia il tasso di ansia clinicamente rilevabile è al 20%, un ragazzo su 5, e di depressione è al 25%, un ragazzo ogni 4. Le capacità empatiche, le capacità emotive, le capacità di leggere l'altro sono disturbate da questi fattori, e questi ormai sono degli studi che vengono riconosciuti come oggettivi. Per esempio, la sola presenza del cellulare tra me e te mentre parliamo diminuisce la qualità della nostra interazione sociale. E se il telefono invece viene sostituito da un block notes, questo non avviene. E queste sono delle realtà che dobbiamo, io credo, cominciare a conoscere, perché conoscere ciò che usi è la prima forma di risposta, e viverlo in modo pieno, intelligente, è il modo migliore per affrontare i nostri ragazzi, perché noi comunichiamo ciò che siamo, ciò che viviamo, quello che loro vedono che per noi è importante, quello su cui noi decidiamo di modularci. E quindi, da questo punto di vista, la risposta non può essere il medicalizzare le forme moderate di dipendenza comportamentale. Nel senso, lo psichiatra, lo psicologo ci possono aiutare per tutta quella parte, nell'esempio che vi facevo, che in un certo senso non riguarda direttamente la dipendenza comportamentale, perché non è come una gamba rotta, sistemo la gamba rotta e riparti e vai. Ma è il fatto che è molto più facile non cadere nelle dipendenze comportamentali non prendendo le cattive abitudini. Ma se noi non cominciamo a capire, e concludo,
che è di fatto il nostro approccio che modifica l'uso di questi strumenti, anche le formule che io posso dare, che vi do, non funzionano. E prima di lanciare domande, per esempio, vi dico che le linee guida direbbero: fino ai 2 anni nessuno schermo, fino ai 7 anni solo schermi passivi. Dopo i 7 anni, fino ai 110, 115 anni, a seconda di quanto tempo vi viene concesso su questa terra, non si dovrebbero superare le 2 ore al giorno massimo. Ideale è contenerla entro l'una, 1 ora al giorno. Ecco, capite che nessuno di noi rientra in queste linee guida. Per cui il cammino da fare è lungo e la risposta alla rivoluzione digitale in questo senso io credo sia il grande superpotere di questa nuova era digitale, cioè la capacità di invertire il flusso e di non essere sfruttati da un'attention economy che vuole il nostro tempo e il tempo dei nostri figli, e invece sfruttare le grandi potenzialità trattenendo il valore e lasciando andare ciò che non ci serve. Lorenzo, grazie. Una cosa che mi ha colpito del tuo intervento è che tu hai messo sullo stesso piano videogiochi, cellulare e social. E normalmente si distinguono questi tre mondi. E mi interesserebbe capire perché non li hai distinti o se c'è invece una distinzione da fare. Allora, il tratto comune, sì, è chiarissimo. Allora, il tratto comune è qualcosa che riguarda il fattore tempo. Nel senso, il grande fattore delle dipendenze comportamentali è che siano da videogiochi, che siano da social, che siano da quello che vogliamo, è il fatto che ti costringono a trascorrere del tempo, più tempo di quanto avresti preventivato, più tempo di quanto pensi in realtà che ti serva, ma ti sottrae tempo di vita. Tempo di vita per cosa? Per relazioni sociali vis-à-vis, in presenza fisica, per approfondire qualcosa che ti appassiona, per costruire qualcosa nel mondo, per entusiasmarti, per scoprire cose nuove, per decidere di passare tempo con la tua famiglia o persone che ti interessano e così via. Allora, da questo punto di vista, il tema è il tempo, che è anche un grande fattore di giudizio rispetto al fatto se ci muoviamo in ambito patologico o non patologico. Perché se ci pensate, se uno gioca 18 ore, la domanda è quando mangi, quando dormi. E se le cose vanno a impattare le nostre necessità di base, sono sicuramente una dipendenza. Dopodiché il tema cambia a livello di... Allora, è complesso perché se noi diciamo, poniamo per i social, allora la mia domanda diventa, va bene, ma allora io ti chiedo cosa stai facendo sui social? Sei un giornalista che usa Twitter? Perché i grandi giornalisti, per esempio, non usano Twitter personalmente, hanno una persona che filtra per loro, o più persone che filtrano per loro Twitter, in modo che loro possano smettere di scrivere o di ricercare su cose interessanti, notizie interessanti, quando c'è realmente qualcosa di buono, ma hanno una persona dedicata a fare lo scroll e a rinnovare lo schermo. Stiamo parlando di Twitter o stiamo parlando di Facebook? Perché Facebook, per esempio, che era nato per collegare persone, tu ti iscrivevi e ritrovavi il tuo compagno delle elementari. Adesso, per esempio, è sostanzialmente intrattenimento. Mischia il vedere cosa fanno i tuoi amici con altre forme di intrattenimento. In questo senso, TikTok è molto più onesto. Cioè, ti dice, io ti intrattengo. È intrattenimento. Dopo, quello che non dicono, per esempio, su TikTok è quello che modulano le tue visualizzazioni, dicendone che ne hai avute di più. Questo non lo dicono, ma lo fanno. Per cui per tenerti lì a produrre altri video, modulano le visualizzazioni che tu hai avuto e in questo modo dici, sono a un passo da diventare un influencer. Mi devi fermare su questi temi perché io vado avanti. Infatti, perché altrimenti arriviamo fino a domani, ma poi avremo possibilità di ritornarci sopra. Allora, c'era una domanda
che riguardava un tuo parere sul fatto che spesso per far stare buoni i bambini, anche piccoli, sotto i 2 anni, si lasciano davanti al cellulare o davanti all'iPad. Ma su questo mi sembra che tu abbia già risposto. Sì, devo dire su questo dovete considerare che soprattutto fino ai 2 anni sicuramente, perché? Perché nei primi 2 anni i movimenti oculari dei nostri figli seguono i nostri movimenti oculari, cioè loro guardano ciò che noi guardiamo proprio in senso fisico, cioè tu guardi da una parte e loro guardano da quella parte lì. Allora, intanto questo dovrebbe regolare il nostro uso, perché se io vedo i miei genitori che guardano sempre una cosa, il mio cervello crescerà pensando che io devo guardare lì. E su questo è riconosciuto, per esempio, che i disturbi dell'attenzione sono collegati moltissimo a come ai primi anni di vita. L'altra cosa è che l'interazione con gli schermi è un'interazione incredibilmente povera, è poverissima. E questo non solo per i bambini, per i bambini è un disastro, nel senso che il cervello ancora non si è sviluppato e ha necessità di sentire gli odori, i sapori, i rumori, il movimento, le sensazioni, le emozioni. Cioè deve sperimentare tutta l'ampia gamma di realtà perché ne ha bisogno per svilupparsi. Noi come adulti ne abbiamo bisogno per stare bene. Cioè se voi state... È tutta un'altra cosa vedere. L'anno scorso sono andato in Grecia in vacanza, no? E eravamo in questa casa con questo muricciolo in pietra sopra gli olivi e c'era questa vista pazzesca sul tramonto sul mare. E era difficile resistere dallo scattare una foto e mandarla ai propri amici. Ma capite la diversità di esperienza tra sentire il calore del muretto sotto di sé che ha preso il sole della giornata, il vento tra le foglie. Allora, non voglio cadere in facili immagini di tipo New Age o quello che volete, ma il cervello umano funziona in questo modo. Le emozioni noi non le possiamo modulare attraverso uno schermo. Noi le sperimentiamo, le moduliamo vivendo le cose, toccando. Per i bambini questo è importantissimo. I bambini si devono sporcare, si devono bagnare, devono provare, devono sbattere, devono cadere, devono fare esperienza fisica del mondo. Lo schermo è un simulacro, un'imitazione molto, molto pallida. E infatti noi non siamo soddisfatti quando trascorriamo molte ore davanti allo schermo. Qui ci sono delle domande che riprendono anche cose che hai detto, per esempio, i bambini sono oltrepassati dallo sguardo dei genitori che si relazionano spesso con loro distrattamente perché sono anche loro stessi presi dal cellulare, no? Invece che guardarli e stare con loro, siamo distratti dallo schermo che guardiamo continuamente. E poi ci sono 3 domande che riguardano: uno, la differenza che c'è tra maschi e femmine, se c'è una differenza proprio su questo tema della dipendenza, se ci sono delle persone che per caratteristiche psicologiche sono più a rischio, e poi un'altra importante, cioè come si può gestire la rabbia di un ragazzino quando gli viene limitato lo strumento digitale, gaming o video, perché poi spesso accade questo, no? Che si arriva a un punto Sì, in cui si in cui provoca questa esplode. rabbia. La terza è difficile. Allora, differenza tra maschi e femmine? Sì, per quanto allora hanno i rischi ci sono per entrambi i generi ai maschi viene riconosciuto un maggiore rischio. Per quanto le femmine li pareggino, li superino, per esempio, sui social e sui giochi in stile Candy Crush, mentre per i videogame immersivi lì è nettamente superiore la parte maschile.
Le caratteristiche psicologiche dei soggetti più a rischio, allora, sono, è difficile da individuare in modo chiaro. Uno dei fattori sicuramente da tenere assolutamente in mente è il fattore solitudine. Non solo inteso come la tendenza a ritirarsi, ma il fatto che uno dei più grandi segnali di interruzione, no? di quelle che abbiamo chiamato le regole di arresto, sono le regole di arresto sociali, la presenza di un altro, la presenza di un altro. E per cui le caratteristiche psicologiche, sicuramente chi ha una natura più competitiva sentirà maggiormente la parte del gaming, e quindi questo per i maschi effettivamente è da tenere presente, sono molto di più il gaming disorder è molto maggiore nei maschi. Sul fatto della rabbia per l'interruzione, quello è una domanda molto complessa, nel senso che la prima domanda che io farei è come siamo arrivati a questo. Perché normalmente queste grandi esplosioni sono più sui ragazzi in preadolescenza o in adolescenza, perlomeno nel mio ambulatorio, quando arrivano, e a volte arrivano anche in pronto soccorso, sono più preadolescenti e adolescenti. Con i più piccoli, forse perché si riesce a intervenire in maniera in un certo senso più forte, con dei no più netti, accettano di più. L'altro aspetto che dovete guardare quando andate a interrompere è l'oggetto che state interrompendo, perché ci sono dei giochi in cui non si può salvare e ripartire da dove hai salvato, ma se tu stai giocando contemporaneamente, poniamo, con i tuoi amici, a un gioco, stai facendo una campagna con i tuoi amici collegati in tempo reale, magari dall'Australia o dalla Norvegia o dal Canada, come alcuni miei pazienti, tu stai giocando a degli orari improbabili, a una cosa che non puoi salvare e che avviene in quel momento. Per cui non è soltanto l'idea, spegni quel coso, lascia andare e fai altro, salva e vai avanti. Non è più così. Allora, anche su quello bisogna fare un lavoro di, si chiama di architettura comportamentale, e prima si inizia, meglio è. Nel senso, cosa intendo per architettura comportamentale? Abbiamo detto che le dipendenze da gaming, le dipendenze comportamentali, risentono moltissimo dell'ambiente. Allora, come noi strutturiamo l'ambiente influisce enormemente, come il dottor Bassani, che non ha possibilità perché non hai giochi, cioè la mia Wii finì impacchettata in cantina. Per giocare io sarei dovuto scendere in cantina, spacchettarla, portarla su, collegarla alla TV e poi iniziare a giocare. La frizione era tale, l'architettura comportamentale era tale, che mi aiutava a non cadere preda della tentazione. Ma questo è soltanto un esempio. L'architettura comportamentale sono anche delle regole di base che uno può mettere dicendo, poniamo, a tavola gli schermi non entrano, o nelle camere da letto gli schermi non entrano. Oppure uno può fare un'architettura comportamentale basata sul tempo. Certe cose si fanno in determinate fasce orarie, in altre no. E mi strutturo in modo da, in un certo senso, vietarmele e renderle impossibili. Per cui la domanda diventa: come siamo arrivati lì e cosa sta succedendo in quel momento con l'esplosione? Perché l'esplosione può essere causata dal fatto che è come se fossi venuto a trascinarti via per i capelli mentre eri con i tuoi amici e ti porto via facendoti fare una figura meschina con le persone più importanti per te nella vita, e contemporaneamente vietandoti di fare quello che ti piace e dicendoti che adesso basta, che devi smettere di perdere tutto questo tempo. Cioè, queste sono esperienze anche da un certo punto di vista positive, quell'ambivalenza di cui parlavamo, no? Per esempio, il fatto di avere amici online non è una cosa di per sé negativa. Non è per quello che offrono il problema, è per quello che non offrono.
Per cui se tu hai amici online e hai amici anche nella vita vera, non c'è problema. Se tu hai solo amici online e non hai amici nella vita vera, lì deve suonare un campanello. Per cui su questo il fattore equilibrio è aiutato da un'educazione costante fin dall'inizio, ma per iniziare a educare i nostri figli fin da piccoli o comunque entrare sulle questioni anche quando sono più grandi, dobbiamo cominciare a sviluppare un punto di vista nostro su come noi usiamo questi strumenti. L'immagine dei genitori, lo sguardo dei genitori che attraversa i ragazzi, i bambini, è verissima, è proprio così. Ma allora io di nuovo mi chiedo cosa stiamo facendo con quel cellulare, perché stiamo lavorando? Non lo so. Sì, stiamo lavorando. Ok, è giusto lavorare alle 20:50 mentre stai cenando con la tua famiglia? Non lo so, è una necessità, perché se è una necessità, allora è meglio se non vieni a cena e lavori e chiarisci che sei a lavorare. Cioè, noi non siamo in questo senso, non abbiamo la possibilità di multitasking. Noi facciamo una cosa per volta, il nostro cervello è assolutamente sequenziale. E il multitasking è una finta è una sequenzialità rapida in cui passiamo da una cosa all'altra. Il rischio di non essere mai da nessuna parte. Allora, qui c'è di nuovo una domanda sul tema di come fermare un ragazzo preadolescente quando va avanti per ore preso da un gioco, no? Proibire, punire, questo non dà mai grandi risultati. E poi c'è un altro genitore che dice: per quanto riguarda i videogiochi, vi sono a mio avviso differenze dal punto di vista di coinvolgimento e di rischio dipendenza tra videogiochi a pagamento e videogiochi invece free to play. C'è una differenza proprio per come sono pensati e costruiti. Che cosa ne pensi in merito? Poi c'è stata un'altra osservazione sul fatto che i games insegnano anche la violenza, e poi che probabilmente la dipendenza dallo schermo può creare disturbi, come ad esempio la diminuzione della necessità delle ore di sonno. Allora, tante domande. Sì. Allora, proviamo a partire intanto da quell'osservazione corretta sulla differenza all'interno dei diversi giochi. Allora, è vero, nel senso che tendenzialmente i giochi gratuiti si pagano con il tempo. La moneta che noi paghiamo con i giochi gratuiti è il fatto che sono strutturati per cercare di farci stare più tempo possibile sopra, in modo da poter vendere pubblicità. Se non stai pagando con il tuo tempo. Cioè, stai prendendo in mano qualcosa che è fatto per tenerti incollato. I videogiochi più, diciamo, i videogames più strutturati, non so, un Call of Duty, per intenderci, uno sparatutto in stile Call of Duty che puoi giocare con una grafica pazzesca, grande rapidità, in collegamento con i tuoi amici, facendo missioni, ha la possibilità di sviluppare un tipo di addiction diversa, è vero, diversa, che comunque però ti porta a trascorrere molte ore. La grande differenza dai due di solito è la location, cioè con un Candy Crush io posso giocare ovunque, al lavoro, in bagno, in fila, alle poste, ovunque. Nell'altro caso invece devo avere una postazione strutturata. Devo essere in collegamento, devo avere una wifi, per cui hanno una possibilità diversa di addiction, ma l'esito in ultima analisi è il medesimo. Certo, a un videogame tenderò a essere maggiormente ritirato, nell'altro probabilmente tenderò a essere maggiormente distratto, però la capacità di dare dipendenza è anche per i videogiochi, per i giochi sul cellulare, poniamo, assolutamente riconosciuta e comune a molti giochi. Tanto che comincia a esserci un'ipotesi di etica di costruzione dei videogiochi in modo da inserire segnali di arresto e così via, per cercare di evitare questi aspetti.
per tornare sulla questione dell'esplosione, allora voglio essere chiaro. Se si arriva ad esplosioni gravi, allora c'è bisogno di aiuto. Ok. Può essere anche un aiuto di carattere professionale, nel senso che le dipendenze comportamentali, come se quella di questo ragazzo è una dipendenza comportamentale, cioè uno dice troppe ore, diventa chiaro perché che c'è un problema che è anche altro. Perché uno dice, vabbè, togli la wifi da casa. Ah no, dottore, io la wifi da casa non la tolgo perché mi spacca tutto. Ma allora come pensiamo di fare? Avete pensato di togliere, poniamo, il computer dalla camera? No, neanche a pensarci, perché anzi gli porto la cena di solito in camera. Allora, vedete, si formano dei panorami di funzionamento, sia familiare che personale, che hanno dei tratti di carattere patologico. Su questi non voglio entrare, perché non è l'ambito, non riesco a rispondervi. E non sarebbe neanche corretto, perché avrei bisogno di parlare, di raccogliere la storia, di capire qual è la necessità, di conoscere il ragazzo e così via. Ipotizziamo allora di non essere in ambito patologico e allora da questo punto di vista bisogna entrare a livello di relazione. Cosa intendo a livello di relazione? I no di cui parlava Elena prima. Allora, se noi cominciamo a dire, tra virgolette, i no tardissimo, non funzionano mai. È impossibile, perché è stato appreso un altro sistema di funzionamento. E dobbiamo anche considerare che i genitori della mia generazione, della generazione più giovane della mia, hanno difficoltà, soprattutto nei primi 10 anni di vita dei ragazzi, a porre dei no chiari. Non è più uno strumento educativo che viene usato molto. È più un affiancamento spesso che i genitori fanno, più che un divieto vero e proprio. Allora, se si va su questa linea, cioè se si va su una linea più di relazione, tutto il periodo prima per arrivare lì deve essere un periodo in cui io aiuto a prendere coscienza. Aiuto a prendere coscienza e strutturo di nuovo un'architettura comportamentale in cui è ben chiaro cosa si fa, cosa è d'aiuto e cosa non lo è. Cioè svegliarsi una mattina e avere un quindicenne che gioca 8-9 ore al giorno e pensare di avere la formula che risolve il problema, non c'è. Questa formula non c'è. È necessario iniziare un lavoro. Prima lo iniziate, meglio è. Per cui se ci sono persone con i bimbi piccoli, prima si parte, meglio è. Sugli altri bisogna andare pezzo per pezzo nella relazione. Capire cosa sostituisce, capire cosa serve, capire anche quando serve un intervento di forza, che a volte funziona. E non tutte le esplosioni sono un male, però per esempio se siamo a livello in cui devo farlo esplodere, allora è meglio toglierlo definitivamente se lui ha una dipendenza. Perché l'altro aspetto è che io ogni tanto chiedo ai miei genitori, ma se lui avesse una dipendenza da alcol, voi terreste nella credenza ai superalcolici? O in casa scomparirebbero? In casa scomparirebbero, almeno che esca, che vada a giocare dai suoi amici. Poniamo, se vogliamo metterla così, non è un bene, ma è meno male. Non c'è una risposta lineare e semplice su questo. Però noi diamo per scontati moltissimi funzionamenti. Cioè, perché la Wi-Fi deve essere accesa 24 ore al giorno? Perché? Qual è la motivazione? Perché se uno ha la motivazione e dice no, io lavoro tutto il giorno da casa, allora la mia domanda diventa ok, a che ora finisci di lavorare tu, genitore? Perché allora la puoi staccare. Quando hai finito di lavorare, se la usi per lavorare, puoi prevedere degli spazi in cui non hai la wifi. Cioè la risposta è cominciare a porsi delle domande. So che non ti sentiamo, Elena. C'è una nuova domanda che cerca di sottolineare il fatto che i videogiochi possono avere anche un valore culturale e didattico. E appunto si chiede se i videogiochi possono avere la possibilità di diventare dei medium efficaci come film, oppure se dobbiamo vederli solo
come strumenti che ci fanno stare incollati allo schermo, perché qualcuno ci vuole fare stare incollato. Allora, è il tema della cosiddetta, gli americani la chiamano gamification, il trasformare l'apprendimento in un gioco. E sì, può essere una, è uno strumento che si può utilizzare, direi quasi a tutte le età, funziona molto bene nella prima parte, ma devo dire che, adesso di nuovo un esempio personale, mia moglie lo usa anche in terza liceo classico, per cui è sempre un buono strumento. Qual è il grande tema della gamification? Il grande tema della gamification è la motivazione, cioè è in grado di stimolare moltissimo la motivazione a partecipare. E non bisogna cadere nell'errore di pensare che renda facili le cose difficili. Cioè, una cosa difficile è difficile e richiede sforzo, richiede frizione, richiede impegno, richiede una certa quota di sofferenza e di noia. E quindi su questo la gamification può essere utile da alternare agli altri metodi per alcuni scopi molto precisi. Nel senso, adesso la mia maestra delle elementari ogni sabato faceva le Olimpiadi delle tabelline. Era una gamification anni 80. Però devo dire che funzionava, nel senso che quella mezz'ora di Olimpiadi delle tabelline io la ricordo con piacere. Poi vabbè, avete capito che io tendenzialmente sono un malato di competizione da questo punto di vista. Però non funziona su tutto. Però è un'ottima idea quella di alternare gli strumenti, cioè il video, il gioco, il momento di studio e così via. E qui di nuovo c'è il tema del pensiero dietro le cose. Cioè, quando l'industria dell'entertainment e l'industria elettronica si appoggiano sul fatto che meno noi usiamo il nostro pensiero critico, più noi siamo alle loro dipendenze. E invece l'esercizio del giudizio, l'esercizio del pensiero critico è quello che ci permette di trasformare quella che potrebbe essere una schiavitù in un'occasione. L'ultima domanda. Siccome alcuni hanno chiesto di poter rivedere l'incontro, no, di questa sera, ed è possibile rivederlo perché in ABC abbiamo un archivio con gli incontri. Però poi c'è stata anche un'altra domanda sull'opportunità di far vedere questo incontro ai ragazzi o ai bambini, o magari se c'è una fascia d'età in cui vale la pena far vedere il nostro dialogo di questa sera, oppure se è meglio non farlo, organizzare qualcosa direttamente con te e con i bambini e con i ragazzi. Allora, a seconda un po' del carattere, io direi che dagli 11-12 anni, dopo si può vedere tranquillamente. Non mi pare di aver detto cose terrificanti. Per cui penso sia, insomma, se una persona è interessata all'argomento, può essere assolutamente stimolante, perché è molto importante capire come funzioniamo e come si appoggiano sul nostro funzionamento e noi come possiamo resistere, perché è un passo avanti di conoscenza in più di come io sono, di quelle che sono le mie possibilità, e di nuovo di non andare in automatico. Tutte le volte che introduciamo una nuova tecnologia, noi la consideriamo buona a prescindere, perché rende più veloce, perché rende più immediato, perché rende più brillante, perché rende più bello. E questo è un rischio. Allora, che le persone non abbiano paura, ma abbiano la curiosità, che i ragazzi abbiano la curiosità di capire come funziona, questo è un grande dato. Sui più piccoli devo dire che preferirei che staccaste tutto quanto e li portaste a giocare o a fare una gita in montagna o al mare, o aiutarvi a cucinare o a dipingere sul tavolo o a spazzare il giardino dalle foglie. Cioè, nel senso, su quello, finché c'è la possibilità
nei nostri ragazzi c'è una richiesta di relazione pazzesca, proprio la implorano da noi. La implorano da noi perché noi ci siamo già passati e quindi a questa cosa i ragazzi e i bambini guardano tantissimo. Allora, finché vi seguono su questi aspetti qui, andate sulle cose fisiche, spegnete tutto e state con loro, e strutturate il tempo con loro su qualcosa di fisico, del mondo fisico. Sarà una grande soddisfazione anche per voi. E cominciando così, quando arrivano a essere più grandi, come mia figlia che va di là con le cuffie e si chiude in camera, che entra ormai lanciata verso i 14 anni, dopo però tornano, quando hanno avuto queste esperienze, si sono sentiti guardati, tornano, non quando te lo aspetti, non quando vorresti tu, ma tornano. E lì dopo lì è interessante perché comincia a essere questo scambio per cui tornano e tu vedi il loro cambiamento e cambi tu guardandoli. E questa cosa diventa bellissima perché diventa la relazione educativa, cioè che cambi tu e cambiano loro. Grazie Lorenzo, penso sia arrivato il momento di spegnere lo schermo. In chiusura vi chiedo di andare sul sito di ABC Live per due motivi. Primo, perché potete rivedere delle bellissime lezioni, dei bellissimi momenti come quello che abbiamo vissuto questa sera. Secondo, perché se volete è possibile fare l'abbonamento per tutto l'anno ed è un abbonamento che costa 50 euro, quindi sono 5 euro al mese per poter dare la possibilità per poter far esistere ancora questo spazio, che comunque è uno spazio di incontro, anche se attraverso lo schermo. Cioè Lorenzo, senza questo noi non saremmo riusciti a vederci questa sera, perché domattina io devo andare a lavorare, anche tu, come tutti gli altri, e abbiamo dove siamo i nostri impegni. Quindi è questa ambivalenza, no? Però uno dice stasera ho scelto di fare questa cosa, e quindi è la scelta dell'uso del tempo il grande cardine, perché dopo diventa ok, ho scelto cosa fare, allora come lo faccio? Ho scelto di andare a giocare in giardino con mio figlio di 8 anni, come lo faccio? Senza cellulare, faccio per dire, sono i passaggi che fa una persona adulta, come voglio usare il mio tempo, e poi mentre sto facendo quello che faccio, come voglio farlo, essere presente a ciò che accade. Questa è la formula ultima della salute mentale. Grazie Lorenzo, grazie a tutti per la partecipazione, per le domande. Buonanotte. Riposo, perché dobbiamo dormire almeno 8 ore. Almeno. Ok, buonanotte. Grazie.